un costante movimento di energia. Le malattie e i problemi sono blocchi di energia. Ecco perché un curandero, semplicemente toccando i polsi, riesce a curare le persone perché trova il punto energetico. Il problema è sbloccandosi, rifluisce l'energia. Molto è anche predestinazione. E cambio tu con un cuento, se non ricordo male, o almeno in un cuento, no. Has tenido ocasión de conocer al subcomandante, ¿verdad? Ah, sí. Está presente en... Ah, hablando en español. Sí. Ah, sí, claro. Ah, lo te he avisado, sí. Así que, ¿por qué todo ha empezado con el movimiento zapatista? Yo me llamo Marco, como su comandante Marco. Bueno. No, por eso, no es el paragón, pero porque leía en los periódicos. Nosotros, por eso. Nosotros vimos que era al revés. No, para decir que yo no tenía ningún interés de política, de aire, de maya, solo era un interés muy superficial, solo de mi nombre. Así. E dell'espirito... Che te cagliò via per il nome. Sì, che suerte. E l'espirito avventurero. Así que fui allá, la primera vez, de casualidad, encontré los movimientos zapatistas. Así que cuando regresé, me fui de los caracoles, para ayudar en alguna forma. Pero no es muy fácil ayudar, porque ellos no quieren que tú te dejes involucrar mucho. Lo que se podía hacer era... ¿Qué son los caracoles? Ah, los caracoles son... Sono come un municipio, sono come comune. Caracole sono le chiocciole. La chiocciola. La chiocciola. La chiocciola è la... In italiano è solo... La chiocciola. Sì, no, no, spiego un po'. La chiocciola è come un comune, diciamo, dove con le varie frazioni, dove lì ha sede la giunta del buon governo, dove si prendono le decisioni, in maniera democratica, assolutamente democratica, a tal punto che è una costante rotazione delle persone. Cioè tutti a turno svolgono incarichi politici, civili e religiosi. Infatti è importante sottolineare questo fatto, perché nei libri fondamentali della cultura maya, tradotti dall'americano, all'italiano o anche in messicano, ho trovato sempre che insistono a mettere la cultura maya come classista. E cosa che invece io ho sperimentato personalmente, o anche ci sono a Zinakantan, comunità dove a rotazione girano tutti. E ci sono arrivato anche alla conclusione che questa idea di considerare sempre i maya guerrieri, assassini, c'è tutta una... Beh, c'è stato un famoso film recentemente, no? Proprio sensazionalista. E dividere... Sì, a parte che è difficile da analizzare, perché poi quando si parla di cultura maya, immenso, no? Sì, ma anche dipende con che elementi si vuole considerare. Morley considerava l'arco in forma architettonica e ingegneristica, il calendario di conta larga e le stelle ritrovate. Però con la lingua, già parlando la lingua maya, ci sono dei cambi, perché non tutti. Quindi la questione maya è sempre misteriosa. Questo gruppo di amici Andrés, Antun, Sebastiano, Osvaldo. Sì, ah no, però è quello che volevo dire. Invece Osvaldo, non so, mi prendo solo questo qua, sì. Poi magari ce ne sono altri che lo smentiscono, però sembra... un pochino più occidentale, si può dire, un pochino più politico. Sì. Non so, allora, intanto... che... però certo non conosco la sua opera. Intanto raccontiamo la storia di Osvaldo, perché... È molto carino. Quello sono un'oligarchia, come la Costituzione americana stia opprimendo il popolo. Sembra una caricatura appunto degli anni... Mi piace il discorso su Osvaldo, perché la scrittura è nata come con Bahel Magetti, però attualmente si è fermata per questioni, diciamo, burocratiche, cambio di presidente, gerarchiche, mentre è nato parallelamente Taller Grafica Maya. Taller è una parola spagnola per dire laboratorio, corso, che praticamente è nata da Tu. Officina. Eh? Officina, sì. È nata principalmente da Tu, che ha conosciuto Nicolás de Jesús, un pittore di Guerrero, che ha donato all'associazione un torculo, un torchio dove fare dei gravados. E quindi incisioni. Si è trovato un posto, un locale per mettere questo torchio, e lì le persone non più sono state, non è che fanno parte chi è presidente, chi è segretario, chi è tesoriere, fanno parte semplicemente in base all'impegno che danno. C'è alcune persone che erano soci di Bomba Hermagnetti che sono venute così poche e neanche hanno le chiavi per entrare. E quindi lì, chi vuole dare una mano, dia una mano. È una forma anche quella, anche questa, di andare contro il sistema occidentale, perché non hanno bisogno di documenti, pezzi di carta. Cioè, lì è molto più volontariato. Infatti
in Maya, il messaggio Maya, il messaggio anche di Antun, è che lui vuole recuperare la conoscenza Maya che si è persa col sincretismo. Questo è lo l'importanza che ha la parola sullo scritto, sullo scritto. Una rivendicazione dell'oralità in questo senso. La parola data è molto più importante. Molto più importante. E anche comunque legge che stabilisca questo lo scritto, perché è un vincolo etico. E anche la collaborazione, cioè prima la costruzione di una casa, prima svolta tutti gli abitanti della comunità aiutavano la costruzione di una casa. Adesso non più, con l'arrivo dell'elettricità, della strada e della televisione. Io nei miei anni di permanenza lì in Chiapas ho visto proprio un cambio, un'occidentalizzazione di San Cristoforo, che non sono vestiti come noi, un'esplosione di bar, di vita notturna. All'inizio non c'era. È diventato un centro di turismo politico, diciamo. E Chiapas turismo. Manca solo di quali perché hai messo? Ce raccolti, grande poi in spugna senza preparare mai, sempre a braccio, cazzo. Non ce la faccio mai a scrivere, non ce la faccio a scrivere, tutto orale, cazzo, cultura orale. La mamma è stata contenta. Però che commosso, dai. È piave! Dottore del burro di curva, fa il culo, fa il culo! Ma non è nessuno che ha fatto prima, ci sono stati No, è vicino. Vicino. Dopo. Saluta Pisa. Presente io. Pisa. Ciao. Sì. Alberto. Alberto. Ciao. Buonasera. Siamo all'evento storico. Siamo all'evento storico. Col fiasco rinasco. Io, visto che è la tua età, sono due tavoli. Te scorri di là. Stai qui o stai?